Ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di Valiant Hearts con Mazzetez. Siamo qui in questo video, in questo episodio, con Emil e Freddy. Ciao Freddy, saluta Freddy, è un assalto di sera. Vabbè, e con il nostro caro amico Balto, andiamo. Ecco, cerchiamo di non morire sotto le batterie, per favore. Freddy! Ora saliamo, Freddy. Allora, guarda che è successo. Oh, Dave, mi sono buttato nel fuoco. Io stavo cercando Freddy, ma Freddy è scappato tutto di là. Ho fatto scappare di là, lo sa solo lui. Freddy! E là. Perfetto, dai. Balto, non ti preoccupare. Vieni qua. Dov'è? Balto, devi andare in là, devi tirare la leva. Tira la leva. Ah, ok, sì. Allora, Balto. No. Vabbè. Ma vai là, diamine! Oh, perfetto, vai! Oh, il Freddy! Yeah! Come si deve andare là? L'ha preso, però vieni. Sì, perfetto. Vieni qua, Balto. No, dammi qua. Credo di doverla far accendere con il fuoco là. Allora, proviamo a farla. Perfetto. Occhio, Balto. Ma un giorno o l'altro ci rimane secco sto cane. Balto scava. Perfetto. Ah no, non farò gliela portare lui. Vieni qua, Balto. Ma sti che urlano qua. Distrae quest'uomo. Andiamo Balto. Pappappara. Yeppala. Però non posso passare di qua. Ah, ecco, grazie. Merci mon ami. Oh dai, questo non mi piace per niente. Tu vai là. No. Non si è accesa. Devo farlo ritornare in là. Dammi questo. Perché non si è acceso? Oh dai. Allora, Balto, vai a prendere di niente. Ecco, dammi la dinamite. Bravo. No, si è spento. Ah,
Ok. Perfetto. A cosa ci servite tutto ciò? Boh. Sapete, no? Forse non potevamo passare con quello là davanti. Ah, ecco, stiamo arrivando. Adesso lo portiamo in salto. Oh, l'hanno preso per il genere. Se non l'hanno ucciso. Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf. No, è preso anche lui. And Emil was court-martialed for desertion. Cited for his bravery in Reims, Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Oh. Quando uno crede che sia tutto risolto, invece... February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint Mihiel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. Un raggio di luce. A photo of his grandson, Victor. Standing on both feet and learning to walk. Cosa succede? Ah, devi andare di là. Freddy, ciao Freddy, a dopo. Addio, mano mia. Vediamo, tutti vogliono qualcosa, no. Vediamo, ci saranno degli oggetti con Dio. Ah, uguale. Cosa vuole? Per un calzino mi dà delle inchioste. Ah, c'è un calzino, la guarda. Poi è strano, non c'è nessuno. Guarda. Un oggetto, un mazzo di carte. Avranno giocato così più carte in tempi morti. Tra una morte e l'altra, diciamo. Ecco te il calzino, è un po' più strano. Ah no, lo vuole pulito. Dov'è questo? Magari c'è un... no, ci sarà un modo per pulirlo. Andiamo a cercare per pulirlo. Ah, perché lui vuole la piume e l'inchiostro, per scrivere una lettera. New diary and bucket. Allora, vediamo cosa si dice. Nutrire i soldati al fronte. 18 mesi, più tardi. Barb di wire. Ah, filo spinato. Verde. Decorazioni militari. Si baciano. Guarda, lo bacio. Vabbè. Posso dare una mano? Ah, devo metterlo da dentro, secondo. Però non ce la guardo. Ecco, grazie. Grazie. Perfetto. Ma pot brignol potol, bigor no. Pot brignol potol. Qua non c'è niente. C'è un uccello là. Ah, devo prendere il pane, ma che... facciamo la fila. Questi sfida? No, suppongo che non finisca mai questa sfida. Ah, però aspetta, questo balzo lo può prendere. Ah, l'altro ride. Però questo calzino non è portare il calzino al tizio, l'abbiamo lavato. È un po' bagnato, ma non si parla dei problemi. Cosa vuoi, Balto? Dai, Balto. Balto?
Perché boy? Posso prendere Muscoi? Ah, non lo vuole bagnato, lo vuole asciutto. Ah, mettiamolo qua. Ecco qua, lavate e asciugate. Perfetto, l'inchiostro, adesso abbiamo bisogno della piuma. Falto, dammi il pane. Ale. Allora. No, ridami il pane. Perché vai, Balto? Di solito vai se ci sono due oggetti, ma adesso non c'è assolutamente niente. Ah, mangia. Vieni, ci fai. Balto, vieni qua, se no non viene. Perfetto. Io speravo di prendere l'uccellino, però c'è la tua piuma, che non va bene. My dearest daughter, I heard from Carl. His condition is stable. He's still in the prison camp. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. Oddio, che sta succedendo? Oh, mannaggia, proprio adesso devo scrivere una lettera, cari. Buspa, non ci posso muovere. Dove andiamo allora? Ma sei stupido allora! Non possiamo andare da una parte ma neanche dall'altra. Andiamo. Il metto non c'è più. Non si può, andiamo via di qua allora. Via! Oddei nel fango! Oddei! Strike! Non sono gli inviti a prenderla, vero? Andiamo di qua, via. Ma no, dove vuoi passare? Sei pazzo, siamo in un blocco di dinamite. Via. Oddio, un attimo. Prima di morire proprio. Oh mannaggia. Oddio, si cade il spero sulla testa. Ah, fine l'arma. Beh, vabbè, ma questa... Di là. No, ma io voglio vedere se ci sono degli oggetti, caro. Ecco, infatti. Voglio una fischietta. Me ne mancano due. No, suppongo che devo andare a prendere quel... quell'affare là. Ah, ma posso tagliarlo? Perfetto. Non so se mi serve ancora quella fare là, quella carta. Yes! Con un bastoncino faccio saltare tutto e posso anche riprenderlo. Aspetta, magari c'è qualcosa qui sotto. Ecco, infatti. Ci manca solo un oggetto, speriamo di trovarlo.
Non so quanti obiettivi mancano, eh? Perché? Yeah, Gabi! Che pure un paese, Gabi. Ah, ecco perché mancava una ruota. Quindi se adesso faccio così e lo lascio andare, dovrebbe tutto sfondare tutto. Sì, Ale! Yeah! Adesso devo tipo far cadere quello. E poi esplode tutto. Se solo lui fa cadere una casa di granate, se si fa esplodere tutto. Temo ce ne sarà bisogno di una terza. Ah, ok, no. Yeah! Però ci manca l'ultimo oggetto. Ok, Kaiser. Via. Dai. Ok. Via di qua. Qualche spreco di munizioni. Un altro ramo. Devo forse far cadere quello. Ancora un altro. Proviamo. No, ancora un altro. Una bella sta cosa. No, sono stupido allora. Ok, aspettiamo che non ci spari addosso. Ok, via di qua. Oh no, devo far saltare quello in aria probabilmente. Infatti scemo sono. Vedi che base grafica, che mi metto a... Adesso non sbaglierò. Perfetto, adesso posso sbagliare qua. Però non ho trovato l'ultimo oggetto, A qua esplode tutto. Perfetto, ce la fa l'oggetto. No. Via, scappiamo. Dov'è? Questo è quello. Sì, tutti, anche il pistolo. Dove devo andare? No, dove devo andare, ragazzi? Ah, devo salire su. Picnic, come ti dice? Cosa devo fare? Stiamo morendo tutti. Freddy! Ah, e lui te lo deve salvare. Perché non sparano? Ah, sono su terra. Allora se devo andare di qua probabilmente ci sarà un oggetto da scoppio di là. No, forse non è un altro livello, forse. Suppongo che Balto si può prendere una di quelle granate. Balto? Grazie Balto. Per un attimo ho dubitato che avesse preso la granata, perché credo fosse scomparso. Dai, allora prendiamo questa rotella che ci serve per aprire questo. No? Ha messo qua probabilmente. No, non può salire con quello.
acqua. Ok. Dove sei di qua? Ah, devo scavare qui. No. Però qua c'è un armadio con delle chiavi, perfetto, che saranno di quella tra 10 qua. Devo far scendere questo probabilmente. Ah, per farlo prendere da questo braccio meccanico. Ah, così scende. Allora, così distesso. Ok, così. Sali su. L'ha anche presa. Perfetto, vai qua. Devo prendere un altro. Allora, prendo un altro proiettile. Ok, io almeno non devo farne un forte. Non lo prende. Vabbè, si vede che ho un colpo e basta, o lo piglio o lo sbaglio. Vediamo, allora apriamo e devono nascondere una chiave dentro un armadietto con una cosa dentro un altro armadietto. Che cazzo? Suona il telefono. Allo? Ah, è lui, mi dice. Un mulino. Ah, ok, perfetto. Ok. Allora, mi diceva un mulino. Ah, tre cose sono qua. Posso parlare sopra, diceva. No. Prima un mulino, diceva. Ah no, a sinistra di... a destra di un mulino c'è quella dei... Ah, là c'è un mulino. Quindi deve essere qua. Qua. No, non mi sembra così che fare a voi. Si deve fare forse poi... Cosa devo fare in mezzo dove c'è il fumo? Ma è quello che c'è sopra i... Oh, l'ho preso! Sì, la precisione! Yeah! Bravo, Freddy! Bravo! The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Cammina di nuovo. Perfetto. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering, 70,000 per month. Almost one Frenchman and one German every minute, and it went on for 10 months, day and night. May 8th, 1916, Emil's squad was sent on a mission to take back Fort Douaumont, a strategic point in the German defense. Bisogna picchiarli in faccia, è duro. Andate là, dove c'è un fungo al forte. Andiamo, andiamo.
ecco qua. Ma essendo che abbiamo fatto anche oggi due episodi, io suppongo, cioè due livelli, suppongo che questo episodio sia venuto a termine e vi invito a mettere un mi piace per questa serie, perché a me sta piacendo un sacco e spero che piaccia anche a voi. Ho avuto dei commenti comunque molto contenti e sono felice. Ci vediamo al prossimo video, commentate, iscrivetevi, fate un salto sulla pagina Facebook. Ciao a tutti! Ciao!